Salve a tutti, con questo video intendo spiegarvi come funziona la mia azione per calcolare la luminosità del cielo e quindi l'inquinamento luminoso. Innanzitutto va scaricata l'azione dal mio sito www.cristianfattignanzi.it. Sotto la sezione azioni per Photoshop troviamo il file set Sky Quality Christian, che è liberamente scaricabile e caricabile quindi su Photoshop. Una volta aperto Photoshop, andiamo sulla cartella delle azioni, che è visualizzabile anche premendo finestra mostra azioni, il tasto F9 anche. E una volta caricata questa finestra, andiamo sul comando di caricamento dell'azione, cerchiamo il punto dove abbiamo salvato l'azione sul computer e la carichiamo. Si presenterà un set che si chiama Set Sky Quality Christian, che una volta aperto presenta due piccoli file: un file di presentazione con tutte le informazioni per realizzare la foto di riferimento e l'azione vera e propria che poi andremo ad usare. Per realizzare questa fotografia, la foto standard per la determinazione della luminosità del cielo, dobbiamo innanzitutto fare questa fotografia. Quindi possiamo stabilire alcune regole che ci permettono di determinare una foto standard. Innanzitutto dovremo inquadrare lo zenith, quindi approssimativamente appoggiare la macchina in posizione verticale con l'obiettivo in posizione più grandangolare possibile per avere un'inquadratura più vasta del cielo, la messa a fuoco in manuale approssimativamente all'infinito, non è importante questa regolazione, ma basta farla anche manualmente così al volo. Dopodiché dovremo impostare in manuale, il programma manuale, una posa di 30 secondi a 3200 ISO oppure 60 secondi, un minuto a 1600 ISO. Dovremo impostare anche il diaframma a 3,5, diaframma diciamo di riferimento, che determina anche in questo caso la luminosità del cielo che avremo sulla foto. Altre cose che dobbiamo impostare sono i parametri interni della macchina fotografica, che devono essere tutti a zero, e un'altra cosa che va ricordata di fare in modo che nell'apertura del mirino non entri luce, quindi in posizione verticale stiamo attenti che non entri luce posteriormente, perché potrebbe falsare un pochettino il risultato. Una volta ottenuta questa foto, che ripeto deve essere scattata quindi a f3,5, 1600 ISO con un minuto di esposizione o 3200 ISO con 30 secondi di esposizione, la apriamo con Photoshop e una volta caricato il set di cui vi parlavo prima, selezioniamo l'azione Sky Quality Photo e diamo play sulla finestra delle azioni. Si attiveranno una sequenza di operazioni che porteranno al risultato finale di sovrapporre alla foto realizzata una scala graduata che ci permetterà di individuare la luminosità del cielo. Eccola qua, viene automaticamente sovrapposta alla fotografia. Zoomiamo per farvi vedere, in questo caso questo fondo cielo ha una luminosità del 58%, quindi è abbastanza luminoso, ma non è poi così drammatico il risultato. Ovviamente cieli molto bui avranno valori molto più alti, che si avvicineranno oltre l'80%, 90% e così via. Cieli molto luminosi al contrario avranno una luminosità che ci darà dei risultati molto inferiori, anche del 30-40%. Tutto questo ci permette di quantificare la luminosità del cielo e quindi poter anche stabilire quali sono le serate migliori in cui fotografare o anche i posti migliori da cui piazzare la nostra strumentazione per eseguire le fotografie. Buone riprese a tutti!